Ben trovati su Crystal Cross React e benvenuti a una nuova reaction. Bene gente, è il momento del ritorno delle ragazze, queste ragazze che abbiamo imparato a conoscere proprio tramite le reaction e che ormai sono entrate un po' nel fluire delle cose. Mi sono reso conto che ci sono ancora delle loro canzoni che non ho sentite, una di queste è relativamente recente, è uscita un mesetto fa e mi era sfuggita, oltretutto sono troppe le canzoni che mi sono sfuggite in questo periodo, devo dire, devo recuperare assolutamente, e le ragazze sono ovviamente The Warning e la canzone si chiama Burnout. Le ultime cose che ho sentito loro mi sono piaciute, non tutte allo stesso livello, alcune secondo me erano più ispirate di altre, ma le ragazze hanno sempre una cosa, ovvero una grande energia nei loro brani ed è quello che mi aspetto anche questa volta. Quindi questa è The Warning Burnout, ma prima di passare all'ascolto vi ricordo che come sapete gran parte dei miei contenuti sono completamente demonetizzati perché sono coperti da copyright e non faccio tagli, motivo per cui se volete supportare il mio lavoro e volete avere accesso alle reaction esclusive di serie TV, film e anime che sono tutte belle che partite e sono ormai piuttosto numerose, potete supportarmi qui su Patreon a 3 euro al mese, è un prezzo estremamente popolare e se ne avete modo e avete la possibilità e volete farlo, è davvero un grande supporto per me, quindi se volete farlo, grazie di cuore. Detto questo, mi raccomando, seguite bene questa canzone perché immagino che sarà molto carina, The Warning Burnout. Vediamo un po' di che si tratta. Hanno tanto lo stile anni 90 loro. C'è proprio il casting. Molto fazzosa la canzone. Sound così staccato secondo me è perfetto con il fuzz. Il fuzz secondo me può annoiare un po', messo troppo a lungo, ha bisogno di stacchi. Sono le controfigure per il video, ok. No, è tutto. Sembrano migliorate. È tutto in CGI era quello.
Molto carino. Sì, tu nome? Mi chiamo Daniela. Hola, yo me llamo Ale. Yo soy César. Vengo de Ale. Pau. Vengo de Pau, como de un concierto. E quindi hanno fatto un vero casting praticamente. Felicidades, ustedes son los. Eh sì, oh, c'è tutta la lista delle persone che hanno partecipato. Mi sa. Ah, hanno fatto con l'università. Ma che figata. Ok, questa è bella. Allora, ragazzi, questo è uno di quei casi, secondo me, in cui il video è davvero integrante con la canzone. Non tanto per uno stile, non tanto per la cosa, ma perché è un prodotto a sé stante. È molto carino quello che hanno fatto, molto genuino, molto semplice. Se ho ben capito, hanno fatto una sorta di casting per trovare delle controfigure per fare un video musicale in cui dovevano fare una sorta di finta presentazione per andare sul palco al posto loro. È tutto molto ironico, tutto molto, diciamo, di cameratismo tra le varie persone e tra la band e i fan. E questa è una bellissima cosa. Quindi il video, lo spirito del video è fantastico. Per quanto riguarda lo stile della musica e anche un po' del video, che si sposano benissimo, invece in questo caso sono proprio interconnessi, secondo me, si sente molto fuzz, molto, molta distorsione, molto vintage, se vogliamo, però spinto un po' oltre, cioè una cosa che sa tanto di grunge anni 90, ok? Però grunge anni 90 un po' più commerciale, un po' alla Hall. Ok? Che è quello che mi è venuto in mente. È una canzone un po' Hall con il sound alla Queen of the Stone Age. Che è una cosa che, se vogliamo, nella discografia delle The Warning è già capitato di sentire più volte. Qui però l'ho sentita più di altre, devo dire. Però è gradevole e oltretutto, come stavo dicendo, questo tipo di sonorità, specie alle orecchie moderne, può stancare un po' alla lunga. E invece hanno fatto un brano che aveva parecchi stacchi tra le varie cose e quindi aveva tanti vuotini, tanti vuoti un po' più grandi, un po' più piccoli da questo fuzz, da questa grande distorsione di praticamente tutti gli strumenti, batteria compresa, che non affatica l'ascolto. Quindi è un brano con uno stile retro commerciale che però è fatto sapientemente, quindi secondo me ha funzionato molto molto bene. Quindi, gran bel brano e le ragazze non deludono mai. Questo brano aveva un po' meno energia di altre, anche perché il tema della canzone Burnout è... sento una cosa un po' autobiografica in questo momento, però insomma... Non trasmette chissà quale velocità e quale energia, d'accordo? Però l'hanno saputa trasmettere in maniera adeguata lo stesso. Quindi, questa era The Warning Burnout, gran bel brano, molto fazzoso, molto vintage commerciale, fatto nella maniera giusta e con un video che accompagna perfettamente dal punto di vista stilistico, ma mostra anche un sacco di cameratismo tra la band e i fan e la genuinità di queste ragazze. Gran bel prodotto. Fantastica cosa come sempre da parte delle The Warning, che sono diventate veramente tra le mie preferite. Sono andato per lo spirito e anche un po' per la musica, perché comunque sono molto fighe. Ora però voglio sentire qual è la vostra di opinione. Qui sotto nella sezione commenti fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. D'accordo gente? Grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, grazie mille se vorrete supportarmi su Patreon e noi ci vediamo alla prossima.